tra l'altro a farci compagnia abbiamo il piccolo Edo che non ha voluto pranzare, che adesso dovrà addormentarsi e non sappiamo proprio come fare. Seguiteci. Tu li segui questi due ragazzi? Guarda che potresti davvero capire che possiamo fare anche noi un acquisto qua a Fuerteventura. Ma fammi vedere un po', non l'ho mai visti. Ma tu l'hai già guardato questo video? Cos'è che hanno fatto? Il signore ha comprato la casa. Allora, innanzitutto non è un signore ma un ragazzo giovanissimo. Sembrava più vecchio a me. Questi qua sono i ragazzi che ti facevo vedere su YouTube un po' di tempo fa, che tu non guardi mai i video su YouTube Ma io non ho perché tempo. te. Ecco. Io invece li guardo spesso e volentieri e loro hanno un sacco di clienti che non conoscono le Isole Canarie o le conoscono sì e no e vogliono venire qua in vacanza di tanto in tanto nella loro casa e magari il resto dell'anno lasciarla a reddito in gestione a qualcuno. Sai, sono cose che abbiamo pensato tante volte anche noi, insomma, di comprarci una casettina, di andare via dal freddo come siamo adesso, di magari in inverno andare al caldo, però è una cosa che non abbiamo mai fatto perché abbiamo sempre appunto questa paranoia, il tardo nella testa, ma poi chi ce la gestisce e ci promettono delle cifre che poi non sono E cos'è che quelle. hanno fatto lì? Cosa hanno fatto? Allora, loro ci fanno vedere praticamente in tantissimi video come è fatta Fuerteventura perché loro abitano lì, ma in realtà ci fanno proprio vedere che rifanno le case, le ricercano. Secondo me è interessante. Sì, ma noi non abbiamo mica tempo, i bambini, il lavoro, andare giù a comprare la casa. Sai quanto tempo ci vuole? Ci vogliono anche i documenti. Se ci fai caso nel video che stiamo guardando in questo momento, spiega esattamente che il proprietario di questa casa, Luigi, che lui vive in Bielorussia, non ha neanche mai visitato Fuerteventura. Quindi c'è un sacco di gente come noi che non ha il tempo di muoversi dall'Italia e di fare delle scelte proprio così, perché lo so, bisogna andare giù a Fuerteventura, va conosciuta l'isola, dobbiamo girare, dobbiamo fare i documenti, dobbiamo girare tutte le agenzie immobiliari, poi magari qualcuno parla la lingua, qualcuno non la parla. Io ad esempio, sai il mio inglese che è ridicolo. Sì, ma io quando sono in vacanza non è che ci voglio star lì a fare i documenti, cioè. Beh, loro dicono che per l'appunto possono, volendo, con una procura notarile, seguirci in tutto. Sostanzialmente dobbiamo andare giù un paio di giorni, se non ricordo male, lo diceva in un video, poi adesso lo andiamo a cercare, e li possiamo contattare e vediamo. Parlano italiano, gli chiediamo un preventivo, gli chiediamo fino a che punto possono occuparsi e poi se sarà, sarà. Sì, sono carini, sono giovani, ma ci vuole fiducia, non è che mi fido tanto di queste cose qua di internet comunque. Guarda che idea che ho! Se li contattassimo per andare in vacanza in una delle case che loro mettono a reddito, Questa qua? magari proprio questa qua. Ma quasi quasi, questa qua dovrebbe chiamarsi Casa Plata, se non ricordo male. Secondo me è molto interessante. Sai perché? Perché possiamo farci un'idea, li conosciamo di persona, gli chiediamo innanzitutto se sono sull'isola, andiamo giù per loro per conoscerli, andiamo in una delle loro case e poi se ci siamo trovati bene, se ci troviamo bene, magari proviamo noi a comprare una casa tramite loro e metterla a nostra volta poi in vacanza. Che idea, no? Proviamo, tanto in vacanza ci dobbiamo andare una casa o un'altra. Ragazzi, uno sketch che neanche se fossimo dei veri attori. Ci sentiamo un po' Sandra Mondaini, Raimondo Vianello. Però secondo noi era carino immedesimarci un po' in quello che è la vostra situazione, magari la domenica tranquilli sul divano in famiglia a guardare sul maxi schermo della vostra sala i nostri video, le nostre live. Sì, che poi lo sappiamo che i dubbi che avete più o meno sono sempre quelli. Quindi ci siamo un po' messi nei vostri panni e abbiamo un po' risposto a quelle che sono le domande che vi vengono sempre in mente. Però Ica, andando proprio nel profondo, che cosa può fare una persona che giustamente ha le canoniche 5 settimane all'anno di ferie, dove non può andare in vacanza quando vuole e magari nella settimana che viene a Fuerteventura non ha il tempo, la voglia e comunque la fortuna di avere il prodotto sotto mano per poter essere valutato e comprato, ma ha bisogno di tempo, tempo che tante volte manca. Può fare affidamento completamente su di noi? E se sì, come? Cosa possiamo fare? Sicuramente sì, al di là del fatto che la ricerca sia già stata fatta, che la casa l'abbiamo trovata noi o l'abbiate trovata voi stessi, dal momento in cui avete deciso che è la casa che vi piace, si può fare una procura e fare in modo che noi ci occupiamo di tutto il resto. Quindi questo potrebbe essere già un valore aggiunto per tutte quelle persone e società specialmente che non hanno il tempo materiale di essere qua sul posto e fare tutte le valutazioni preliminari all'acquisto di un
un immobile. Quindi la casa è stata scelta, fantastica, a voi piace, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, verificato come mediatori se c'è di mezzo un'agenzia, verificato come filtro se l'agenzia non c'è e quindi si va direttamente tra privato venditore e privato compratore, e poi dovremo andare a far cosa? Preparare il borrador e andare in scrittura. Prima di fare questo avremo bisogno di una procura. Quindi Ica, come funziona questa procura? Che costi ha e quanto tempo ci vuole per poterla fare? In quei pochi giorni di vacanza che vi sarete ritagliati potremo andare dal notaio e fare una procura notarile, quindi un poder. Assegnerete a Nico l'incarico di andare a farsi segnare il NIE per voi, di andare a aprire il conto in banca per voi, di preparare poi tutta la documentazione necessaria, di farsi mettere il cheque bancario, l'assegno, o di fare per voi anche il bonifico per poi comprare la casa. Andrà Nico al posto vostro alla scrittura di compravendita, ci penserà lui per le tasse, per pagare il notaio, per fare il cambio delle utenze, internet, tutto quello che vi servirà. Quindi sostanzialmente sostituirvi fisicamente qua, quindi voi potrete essere a distanza e ci sarà sempre una persona che con partita IVA, quindi non è il procacciatore d'affari, amico a cui voi andate a offrire un piatto di gamberoni a fine consulenza, ma sarà una cosa legale, trasparente, ma avremo un lavoro in cui sostituiremo la parte compratrice, che essa sia persona fisica o persona giuridica. Quindi tutto questo popò di roba sarà un percorso che faremo sempre in forma digitale, a distanza. Ci saranno sempre 1 miliardo di documenti a rendicontare, quello che è il rapporto di tutto quello che faremo giorno dopo giorno, e al contempo potrete chiaramente lasciare con una procura la gestione di tutto il vostro bellissimo progetto. Questo succede dall'appartamentino di 50.000 euro della coppia di pensionati che vuole comprarsi un piccolo spicchio di Fuerteventura, fino a grossi investimenti magari fatti su interi complessi. Quindi praticamente venite qui per lasciargli il poder e quando tornerete avrete le chiavi di casa vostra, tutto pronto e tutto fatto. Sostanzialmente è questo. Non dimenticatevi che adesso abbiamo fatto una situazione estrema in cui proprio l'acquirente non può partecipare in nessun passaggio dell'iter burocratico. In realtà in un qualsiasi momento potrete, giustamente, che è vostro diritto, presenziare e verificare insomma la buona fede di tutto quello che è l'operazione che stiamo mandando a termine. Quindi questo è l'ennesimo tappabuco che noi cerchiamo di fare. Perché? Perché tante volte la compravendita alle Isole Canarie non viene effettuata più per ignoranza e mancanza di tempo più che per mancanza di denaro. Quindi io cosa sto facendo? Dove posso appoggiarmi? A chi posso appoggiarmi? Se avete qualche necessità particolare, e succede, e lo so che quindi potreste avere qualche necessità particolare, potete scriverci senza alcun problema. Siamo sempre qui, siamo sempre a disposizione, nel limite chiaramente di quello che è il nostro lavoro, tuttologi mai, ma aiutarci l'un l'altro e cercare di non standardizzare un servizio è proprio la nostra firma. Anche oggi, Ica, il nostro video chiusi in casa perché fuori piove finisce qui, anche a Fuerteventura, ma noi ci rivediamo domenica, come tutte le domeniche, in live. Da dove, Ica? Da Fuerteventura. Ciao!